attraverso il mercatino della mia cittadina qui a Westchester, a New York. Soltanto il sabato si vende un po' di tutto, si vende pane, questo è una bakery, del pane fresco, ci sono frutta e verdura, c'è un po' di tutto, vengono infatti non proprio, non sarebbero proprio contadini, ma comunque gli agricoltori della zona un po' più a nord e portano la loro roba qui e la vendono soltanto il sabato, che è aperto il mercato, il mercatino verde si chiama, e lo aprono dalle circa le 8 di mattina fino alle 2 pomeriggio, e dentro ecco le uova fresche, c'è un po' di tutto infatti, è piccino. Ma è carino, mi ricorda tanto i portici, il mio famoso adorato mercato di portici, cui ricordi mi nutrano per tanti anni. Beh, qua stanno facendo una specie di insalata, organic, sarebbe organic, sarebbe poi cose naturali, sempre mi ricordo come si dice. Ma oggi è il primo giorno, qui non ci sono ancora tutti, e forse altri arriveranno un po' più tardi. Ma questo è, insomma, un viaggetto in Italia, soprattutto a Portici, per me molto molto piccolo, ma i ricordi sono talmente forti che... insomma, mi fanno un po' stringere il cuore, diciamo. How is it? What? It's a vegan and we have 4 different flavors. For reason, aspartalia, olive rosemary, dill, red bell pepper. It's the only dip in the market next to vegetable. Qua credo che siano certi formaggi della zona. Bistro and bakery, sarebbero dei dolci da questa parte qui. Vediamo che cosa c'è. Yeah. Do you mind if I film? I write a blog. Okay. And it is going to Italy. So qua vediamo, ci sono dei croissants che sarebbero poi cornetti e delle paste varie. Ecco, molto carino. Molto carino tutto. Qui sarebbe verdura. Diciamo che ci sono spinaci e altre cose, questo sarebbe scallions, prezzemolo, un po' di tutto. Qua sarebbero cioccolata, tipi diversi di cioccolata fatte nella zona. Qua sarebbero dei polli infatti. I write a blog for Italy. Okay. So I'm taking a little film. Okay. Qua ci sono delle uova fresche e anche dei polli. You have chickens? Yep. Oh, okay. Where you come from? We come from Elizabeth, New York, about 45 minutes north of Poughkeepsie. 45 minutes, ok, so questi vengono dal nord, dalla zona nord, circa 45 minuti da dove abitiamo noi, qui in questa zona, e hanno dei polli e delle uova. Una fattoria di 3 generazioni, and you will be on my blog, which will be seen in Italy also. Thank you. Ma ci sono dei dolcetti, dei pani, biscotti, e anche qua delle crostatine. My blog goes to Italy, so del pane, tutte cose del genere. È piccino comunque. Yes. What are you selling here? Fish. I told somebody
fish, ok, ecco qua il pesce, che è una cosa che non arriva molto spesso fresca da noi. Vediamo che altro c'è, qui c'è che cosa. Preparo un altro. I'm cooking on the patio today. Insalata. We're going tonight on the patio. Next Wednesday. Qua ci sono delle conserve e di nuovo qui abbiamo della frutta che viene dalla zona. Belle proprio queste mele, sono proprio dei prodotti della zona. I write a blog, guys, and I go to Italy, so I'll put you on. The vendor's getting along. Very good. Where do you guys come from? I'm from Tarrytown. It's a town like right over here. Yeah, I know what Tarrytown is. I live here. Oh, okay. Okay. From, like Woodstock area. Woodstock area? Yeah, okay. Sorry, it's like small town. Yes. But I come down every morning. Ok, allora vengono da, anche qui dalla zona del nord e vengono giù a portare i loro prodotti che sarebbero, anzi anche del sugo di pomodoro qui. Thank you. Ok, per ora non c'è altro, per cui chiudo. Arrivederci, sono Mara di Sandro De Matteo, dal Mercato Verde nella contea di Westchester.